Ciao tesori, eccoci ritornati con un nuovo episodio della nostra rubrica Single, come sopravvivere da single. Ma prima di partire con il nuovo episodio, sì, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciarmi un like di supporto così che la mia rubrica possa continuare e il mio canale possa crescere insieme a voi. Allora, oggi con questo abitino un po' da scolaretta, parliamo di un argomento positivo, ovvero come fare ad essere felici da single. Sì, perché ragazze, io mi riferisco a voi e appunto al genere femminile in questo caso, non dobbiamo cadere in depressione, stile Bridget Jones, oppure ecco, in tutti gli stereotipi che ci fanno vedere come le donne single siano tristi, ma non è affatto così, non è affatto vero. Salve, sono Carrie Bradshaw. Volevo avvisarvi di persona che sto per sposarmi. Con me stessa. Ho la lista di nozze è da Manolo Blahnik. Grazie per adesso. A presto. Perché la realtà di fatto non è così. Quelle coppie che vediamo stereotipate, che vediamo elogiate in TV, nelle pubblicità, sono finte. Quindi tutta questa bellezza, questa gioia che c'è nell'essere una coppia, nella maggioranza dei casi non è vera. Ora, non linciatemi, non sto dicendo che tutte le coppie siano infelici, assolutamente no. Però una gran parte lo è, sì, credete a me, lo è, perché se noi andiamo a fondo a scavare, tante coppie non sono felici del proprio partner o della propria partner, perché non la amano. Ci sono tanti, io conosco tanti uomini che non amano la propria partner, ma come si fa? Io mi chiedo, ma come si fa? Io piuttosto preferisco essere single. Ci sono infinità di coppie che si sopportano a vicenda, ma non si amano. E quindi, ragazze, chi è la vera felicità? Qual è? Non è certo stata una persona che non amiamo. Quindi, noi single possiamo concederci il lusso di stare bene, ma perché stiamo bene con noi stesse prima di tutto. Quindi, detto questa piccola introduzione, come facciamo a essere felici da single? È molto semplice, dedicandoci del tempo prezioso. Tutto il tempo che dedicheremo al nostro partner, alla nostra relazione, che ci assorbirebbe veramente tantissimo, tantissimo tempo, lo dedichiamo a noi stesse. Quindi ci possiamo regalare un abbonamento in palestra, perché no? Un abbonamento in piscina, e intanto ci teniamo in forma. Possiamo coltivare degli hobby, non so, possiamo iscriverci a un corso di cucina se ci piace, possiamo aprire un blog, possiamo andare a camminare delle ore, possiamo semplicemente leggerci un libro o guardarci 1000 film. Possiamo fare ciò che vogliamo perché non abbiamo quelle ore circoscritte da dedicare al partner, quindi le dedichiamo a noi stesse. Quindi secondo me questa è una grandissima, grandissima cosa positiva e davvero la dobbiamo sfruttare perché gli hobby, gli interessi ci riempiono la vita e ci permettono di accrescere come persona. Quindi noi nello stesso tempo cresciamo e ci acculturiamo, ci arricchiamo di esperienze che un domani, quando troveremo, e se, per carità di Dio, però se troveremo mai la persona giusta, saremo delle persone sicuramente più complete. Secondo punto, adesso non so se riceverò dei commenti di discordia, però risparmiamo. Sembra incredibile, ma non lo è, lo assicuro. Allora, una relazione implica comunque una spesa, comunque un dispendio di soldi, di denaro, diciamoci la verità, perché dobbiamo pagare, non so, pagarci le vacanze, dobbiamo pagare, non so, i regali, dobbiamo pagare magari le cene fuori, dobbiamo comunque affrontare le spese, in sostanza. Queste spese che non affrontiamo perché non siamo in coppia, le possiamo tenerci tutti questi bei soldini per noi stesse e regalarci quel bellissimo paio di stivali che tanto amiamo, oppure quella bellissima collana, oppure, ritornando al punto di prima, possiamo iscriverci in palestra e quei soldi che spenderemo con il nostro lui li spendiamo per noi.
Ragazze, io non so se mi è mai capitato. A me sono successi degli episodi un po' balordi. Adesso parlerò di qualche esperienza personale, anche se mi hanno sconsigliato di parlare di esperienze personali su YouTube. Ma ragazze, non lo so, io sono così, voglio farmi vedere per quello che sono anche su YouTube, perché altrimenti sarei una facciata dove mi costruisco quello che voglio dire o voglio far vedere e finita lì. A me invece non piace, a me piace anche trasparire per come sono, quindi detto questo. E sicuramente per questa mia scelta riceverò anche delle critiche, ne sono conscia di questo, però comunque non si può piacere a tutti, logicamente. Allora, a me è successo alcune esperienze interessanti. Vi dico la verità, sono stata bannata, diciamo, perché io non so, non guadagnavo 2000 euro al mese, vi dico proprio la cifra esatta. E mi è stato proprio detto così: ah no, ma tu dovresti comunque trovare un lavoro fisso e guadagnare. Ma magari trovassi un lavoro fisso e guadagnare 2000 euro al mese, magari! Ma capitasse sarei ben felice, ma visto che non è così purtroppo e non sono non ricevo stipendio fisso, ecco, sono stata bannata dal mio ex, ma vi rendete conto? Vabbè, poi un'altra volta, un altro episodio che mi è capitato, eravamo andati in vacanza, così una vacanzina corta, appunto, con una persona che frequentavo, ragazze, ragazzi. Al giorno della chiusura del conto mi è stato detto: dammi questi soldi. Ma vattene a fanculo! Mi è stato chiesto proprio di tirar fuori dei soldi in maniera brutale. Ragazzi, non voglio che passi il messaggio sbagliato, ovvero che io non debba mai, pagare niente, diciamo così, ecco, è brutto parlare di questi termini, però ragazze, era una persona che frequentavo, che mi aveva invitato lui in vacanza, e dirmi tira fuori i soldi che servono per così, cioè, quando lui comunque era una persona che percepiva un buonissimo stipendio, io andavo all'università, quindi percepivo un bel niente, è stato veramente, veramente una cosa di caduta di stile, quindi bene, molto bene. Poi mi è stato anche chiesto di tirare fuori soldi per la benzina, ragazze, vi rendete conto? No, vabbè, un po' di tutto, oppure come pagare il gelato a metà. Ragazzi, insomma, io ripeto, io non voglio veramente far passare il messaggio che io non voglio pagare nulla, però ragazzi, davvero, se si esce con una persona da poco tempo, logico che se stiamo insieme a una persona da tanti anni, è normale che anche la donna comunque affronti delle spese, ma non se insomma questa persona la vediamo da poco e comunque pretende da noi di pagare il conto a metà, un gelato, tirare fuori la benzina o pagare, non so, un weekend, via, insomma, ragazze. Così, questa è la vita. Comunque, tornando a noi, tutti questi aneddoti, ecco, per spiegare quel punto precedente. Poi, ragazze, è provato. Al terzo punto, ve lo metto, è provato che le single siano più belle, più in forma, più magre. Ma perché, ragazze, secondo voi? Perché sono meno stressate, dormono di più. E ragazze, sapete perché dormono di più? Un altro aneddoto. Perché magari la persona che avete di fianco vuole andare a dormire alle 2 di notte, mentre noi vorremmo andare a dormire, non so, un orario decente, e invece no, lui vuole andare a dormire alle 2 di notte e magari non fa dormire a voi. Oppure può capitare che il vostro lui si sveglia alle 6 del mattino perché o per lavoro, e vabbè, lì è un paio di maniche, oppure perché si sveglia alle 6 del mattino perché è così, e magari non vi fa dormire. Invece noi che dormiamo nel nostro letto da sole, ci possiamo alzare quando vogliamo, o meglio, secondo il lavoro naturalmente che facciamo. Ma parliamo del weekend e possiamo andare a dormire quando ci pare. Quindi, e non abbiamo lo stress e il carico
dei pensieri che una relazione ci può dare, perché ragazze, una relazione ci può dare veramente tanti 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 pensieri e può essere davvero tanto fattore di stress, perché comunque dobbiamo, tra virgolette, compiacere la nostra persona, dobbiamo fare delle cose che non ci piacciono per compiacere appunto l'altra persona. Non possiamo sempre comandare noi, giustamente, non possiamo sempre fare tutto quello che piace a noi e basta. Qualcosa dobbiamo comunque assecondare, non so, magari il nostro lui ama andare in montagna, noi amiamo andare al mare. Però ci tocca comunque andare in montagna, insomma, in sostanza è questo. Invece noi single non abbiamo questo problema perché possiamo fare quello che ci pare, quindi possiamo uscire con le amiche, con gli amici, possiamo semplicemente stare in casa, guardarci un telefilm, guardarci la TV oppure spararci 40 video su YouTube, tutto possiamo fare, quindi ragazze, perché non dovremmo essere felici da single? Detto questo, il mio messaggio non è quello che io non mi voglio fidanzare, no. Il mio messaggio è semplicemente che mi fidanzerò se troverò la persona giusta adatta a me. Per me, ecco, è fondamentale stare con una persona che si ama, per me, altrimenti sarebbe veramente una grandissima perdita di tempo. Inoltre, io col mio carattere che ho non sarei assolutamente felice e non resisterei, perché davvero non ho capacità di resistenza e non sono una persona falsa. Quindi, detto questo, vi mando un bacio. Fatemi sapere nei commenti, mi dimentico sempre cosa ne pensate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!